Siamo nel 2007. Il piccolo Cameron Macaulay, di soli 6 anni, dice di aver già vissuto in una vita precedente e di aver abitato nell'isola scozzese di Barra, che dista ben 250 km da casa sua, a Glasgow. Oggi vi racconto uno dei maggiori casi in cui un bambino dice di aver vissuto una vita precedente. Benvenuti ad Ombre. Io abitavo in una grande casa bianca con i miei genitori, i miei 3 fratelli e sorelle. Non fa che ripetere di essere stato a Barra e di essere caduto fin qui. Quando gli chiedo cosa vuole dire, mi dice di essere arrivato fin qui attraverso una specie di buco. Ha iniziato a parlare costantemente dell'isola di Barra. C'erano volte in cui addirittura piangeva. Voleva che lo portassi a casa, voleva tornare da quella che chiamava l'altra mamma. Non ha mai cambiato versione, me lo chiedeva continuamente. All'inizio pensavo fosse un amico immaginario, come succede a molti bambini, solo che lui si è spinto oltre, immaginando un'intera famiglia. Cameron parlava di luoghi in cui nessuno della nostra famiglia o dei nostri amici era mai stato. E io mi chiedevo come facesse a conoscere questi posti se nessuno di noi li aveva mai visitati. Tanti bambini in tutto il mondo raccontano di aver vissuto una vita precedente ed è un fenomeno molto interessante. Oggi però vi racconto la storia di Norma e di suo figlio Cameron. Norma Macaulay vive a Glasgow con i suoi 2 bambini, Martin di 7 anni e Cameron di 6. Da quando Cameron ha iniziato a parlare e comporre le prime frasi all'incirca dai 2-3 anni, non fa altro che descrivere una sua vita precedente nell'isola di Barra. Barra è una remota e quasi sconosciuta isola scozzese delle Ebridi. L'isola di Barra si trova a quasi 350 km al largo della costa occidentale della Scozia. Può essere raggiunta solo via nave o con 1 ora di volo. È un lontano e sperduto avamposto delle isole britanniche e vi risiedono poco più di 1000 abitanti. Crescendo però Cameron non ha mai cambiato la sua versione, anzi, più passavano gli anni, più lui aumentava i dettagli del suo racconto. All'inizio pensavo che si fosse inventato tutto, ma poi iniziai a chiedermi come avesse appreso il nome Barra e perché proprio Barra. Nessuno di noi c'era mai stato e non abbiamo mai avuto nessun collegamento con quell'isola. Il posto preferito a Barra era la spiaggia. Ci portavo spesso il mio cane, con cui io e i miei fratelli giocavamo sempre. L'aereo atterrava sulla spiaggia. A Barra c'erano un sacco di posti in cui andare a correre. Qui invece non ce ne sono tanti perché le case sono troppo vicine tra loro. Un giorno Norma dice al figlio Cameron di aver deciso di accompagnarlo all'isola di Barra e lui, felicissimo, risponde alla madre che l'avrebbe accompagnata a vedere tutti i luoghi dei suoi racconti. Le avrebbe fatto vedere la sua casa, le avrebbe fatto vedere la spiaggia dove giocava col suo cane. La mamma gli chiede poi se voleva vedere suo padre a Barra e Cameron risponde di no. No, perché papà è morto. Non aveva guardato né a sinistra né a destra mentre attraversava, dice Cameron. Era stato investito. Cameron inoltre sostiene di ricordare il nome di suo padre, ossia Sean Robertson.
La mamma invece racconta che aveva dei capelli molto lunghi, ma poi li aveva tagliati. Era una donna molto simpatica, racconta Cameron. Il crescente attaccamento emotivo di Cameron nei confronti della madre di Barra inizia però a preoccupare Norma. Il piccolo inizia in modo del tutto realistico a soffrire della mancanza della madre dell'isola. Un giorno comincia ad innervosirsi, voleva che fosse la sua mamma di Barra ad accudirlo e non io. Comincia a piangere e continua a ripetere: io devo andare a Barra, la mia famiglia mi starà cercando. La madre dunque decide di iniziare a cercare una spiegazione razionale di questa vicenda. Norma pensa che magari il figlio aveva potuto vedere qualcosa in televisione o che magari avesse sentito qualcosa o qualcuno parlare di quest'isola di Barra. Norma decide dunque di rivolgersi ad uno psicologo di nome Chris French, che era anche direttore della rivista The Skeptic. Una rivista che mirava a sfatare tutti i fenomeni paranormali. La speranza di Norma è che uno scettico avesse potuto darle una spiegazione razionale di questi racconti di suo figlio. Lo psicologo parla effettivamente della televisione, su cui forse Cameron aveva potuto vedere un documentario sull'isola di Barra, ma la madre dice subito che al massimo poteva aver visto qualche immagine, ma non di più, perché loro erano sempre assieme. Allora lo psicologo French chiede a Norma se magari qualche vicino di casa abbia potuto parlare a Cameron proprio di quell'isola, qualcuno che magari poi aveva cambiato casa, era stato lì per poco e poi se n'era andato, ma la madre dice di no. Conosceva benissimo i suoi vicini e benissimo il suo quartiere. Norma a questo punto lascia il dottor French con più domande che risposte. È possibile infatti che tutti gli elaborati di Cameron fossero solo frutto della sua estrema fantasia? Norma a questo punto decide di affidarsi a Karen Myers, una psicologa dell'educazione specializzata nelle fantasie dell'età evolutiva. La psicologa spiega a Norma che il modo con cui Cameron era solito descrivere l'isola era molto diverso dal modo in cui di solito i bambini descrivono le loro fantasie e i loro amici immaginari. Cameron infatti non nominava mai la parola immaginario, c'era sempre un'estrema convinzione nei suoi racconti e ogni sua descrizione era molto reale e soprattutto ricca di dettagli che non cambiavano mai. La psicologa Myers dice dunque a Norma che non sapeva darle una risposta su cosa stesse realmente vivendo suo figlio e che oggettivamente c'era qualcosa di insolito. Norma a quel punto aveva avuto due visioni distinte da due diversi professionisti, una scettica e un'altra incredula, ma un pensiero continuava a girare nella sua testa. Poteva forse trattarsi veramente di una vita precedente? A questo punto Norma decide di prendere in mano seriamente la situazione e di affrontarla. Si reca dunque negli Stati Uniti, esattamente in Virginia, in un centro specializzato. Negli ultimi 50 anni ci sono notizie di oltre 3.000 bambini che sostengono di aver avuto una vita precedente. Presso l'Università della Virginia è stato istituito uno speciale dipartimento per indagare proprio sull'attendibilità di queste storie. Lo psichiatra Jim Tucker è il direttore del progetto. Tucker racconta che molte di queste storie, di queste esperienze raccontate dai bambini, nel corso del tempo erano state accertate. Molte di queste testimonianze infatti sono fondate su informazioni coerenti. Solitamente i bambini iniziano a parlare di queste memorie in un'età molto precoce, anche 2 o 3 anni. All'inizio sono ricordi sparsi, confusi, senza troppi collegamenti, ma che rendono molto emotivo il bambino, che prova delle vere emozioni nel raccontarle. Quasi sempre queste memorie sono riferite ad una famiglia precedente. Poi col tempo i dettagli di solito aumentano fino a diventare concreti e precisi. Per Jim Tucker il caso di Cameron McCauley rappresenta un'ottima opportunità di ricerca scientifica. Inoltre Cameron aveva dato informazioni molto dettagliate, si parlava di un luogo preciso e non molto espanso, si aveva addirittura un nome e un cognome del padre di Cameron di Barra.
Lo psicologo vola dunque a Glasgow per andare con Norm e Cameron proprio sull'isola. Intanto chiede a Cameron di descrivergli bene cosa si ricorda della sua vita precedente. Che cosa puoi dirmi della casa in cui vivevi sull'isola? Era tutta bianca. E quanti piani aveva questa casa? Era un solo piano o ne aveva più di uno? Solo uno. Bene. Senti, tu hai visto quando il tuo papà è stato investito? Sì? Ti ricordi come si chiamava? Com'è che si chiamava? Shane Robertson. Shane Robertson. E ti ricordi anche che aspetto aveva? Lui aveva i capelli dritti e indossava sempre una maglietta. Sono passati 3 anni da quando Cameron aveva iniziato a raccontare della sua vita precedente a Barra e finalmente il bambino stava per ritornare proprio in quei luoghi. Norma, Cameron, il fratello Thomas e lo psichiatra Tucker prendono il volo verso la destinazione. Come reagirà Cameron? Si ricorderà qualcosa oppure avrà un crollo emotivo? Oppure non riconoscerà nulla di quello che aveva sempre raccontato? Ora ricapitoliamo tutti i ricordi di Cameron. Cameron viveva in una casa bianca, ad un piano, vicino ad una spiaggia. Aveva una bella famiglia e un cane bianco e nero a pelo lungo. Suo padre era morto investito da un'auto. Sulla spiaggia vicino a casa sua atterravano degli aerei. Una volta quasi giunti sull'isola di Barra, Jean Tucker e Norma si rendono conto immediatamente di una cosa incredibile. Il loro aereo stava effettivamente atterrando su una spiaggia dell'isola di Barra. Infatti, non esistevano piste in quell'isola. Cameron a quel punto inizia a sorridere, a dire che riconosceva i posti e continua a pronunciare «Te l'avevo detto, mamma, che era tutto vero». La mattina seguente le indagini iniziano subito, all'alba. Norma e Jim si recano al centro per il patrimonio nazionale per vedere se effettivamente esistevano delle tracce sulla famiglia Robertson e dell'uomo che Cameron chiama il papà di Barra. Lo storico del posto dice a Norma e Jim che il nome non gli ricordava nulla di particolare, ma che sicuramente sull'isola c'erano stati dei Robertson, nessuno però che si chiamasse Shin. Inoltre, non molte volte si era registrato quel cognome. Non c'erano comunque prove del fatto che una famiglia Robertson avesse vissuto effettivamente in una casa bianca sulla costa. E se Cameron non si fosse ricordato esattamente il cognome, ma magari avesse riconosciuto la casa bianca girando per l'isola? Ma avendo parlato sia di aerei che di automobili, in che periodo si poteva collocare la vita di Cameron sull'isola di Barra? Secondo lo storico, sicuramente nel dopoguerra. Inoltre, la zona della presunta casa poteva solo essere a nord dell'isola, in quanto solo a nord atterravano gli aerei. Norma, Jim e Cameron iniziano quindi a girare il nord dell'isola in auto per verificare se il bambino riconoscesse o meno la sua possibile casa. Dopo un lungo tragitto, dopo aver visto moltissime case, Cameron però non aveva riconosciuto la sua. Forse Cameron era già troppo grande? D'altronde, di solito in questi casi, dopo i 6 o 7 anni di età, si perderebbero i primi ricordi della vita passata, in quanto troppo presenti quelli della vita attuale. In ogni caso, più tardi, quello stesso giorno, tutti assieme vanno a fare una passeggiata in spiaggia. Norma e Jim ormai erano delusi del fatto che non ci fosse nulla di riconoscibile per Cameron e che potesse in qualche modo farlo stare meglio. Cameron, però, era molto felice di essere su quell'isola. Inoltre la madre gli dice di non preoccuparsi se non ricordava le cose, questo per evitare che magari Cameron avesse potuto inventarsi di aver trovato casa sua, magari per far contenti gli adulti. In ogni caso, a parte l'aereo e gli aerei che atterravano sulla spiaggia, null'altro combaciava.
Non c'era nessuna casa che si affacciasse ad una spiaggia vicina a quella di atterraggio, non c'era nessuna famiglia Robertson, non c'era nessun cane bianco e nero. Quella sera in albergo Jim e Norma capiscono che forse era tutto frutto di una semplice fantasia. La mattina seguente però succede qualcosa di incredibile. I due ricevono una telefonata da Callum McNeil, lo storico della zona da cui erano andati il giorno precedente. Si trattava di qualcosa di molto urgente. Durante una sua ricerca, infatti, erano emerse delle informazioni. Callum McNeil comunica loro che effettivamente c'era stata una famiglia Robertson che viveva nella parte settentrionale dell'isola, in una casa vicino al mare, una casa bianca, praticamente sulla spiaggia. La famiglia Robertson abitava lì alla fine degli anni 60. Le informazioni che lo storico aveva comunicato il giorno prima erano quelle relative agli isolani, mentre i Robertson provenivano dalla terraferma. McNeil comunica immediatamente l'indirizzo della casa a Norma e Jim. Jim, Norma e il piccolo Cameron con suo fratello Thomas partono verso questa strada, verso questo indirizzo, ma le indicazioni li portarono lungo una via diversa rispetto a quella seguita per le ricerche il giorno prima. Jim e Norma decidono però di non dire nulla a Cameron di dove stessero andando, ma solo che andavano tutti insieme a fare un giro, questo per non influenzare le sue reazioni, né tantomeno deluderlo. La strada che avevano preso era stretta e seguiva la costa. Ad un certo punto, superata una curva, appare la casa, una casa bianca, tutta su un piano. A quel punto però Cameron cambia immediatamente espressione, da sorridente si intristisce di colpo, diventa infatti cupo e molto silenzioso. In quella casa c'era tutto ciò che era stato descritto da Cameron, il cancelletto che portava alla spiaggia e anche gli scogli. Poi si recano tutti all'interno e anche qui Cameron inizia a riconoscere le camere. Certo, ora l'arredamento era cambiato, ma certe cose erano rimaste identiche, come il caminetto e poi la disposizione delle stanze, che era rimasta sempre la stessa, tant'è che Cameron inizia a descrivere perfettamente dove dormisse lui e dove dormissero i suoi fratelli e le sue sorelle. E a quel punto Cameron si emoziona molto. A fine giornata tutti ritornano assieme a Glasgow. Le indagini però non finiscono qui. Jim e Norma vogliono scoprire qualcosa di più sulla famiglia Robertson. Norma si reca infatti da Ruth Boreon, una genealogista a cui affidano l'incarico di indagare sulla storia della famiglia Robertson. Ruth scopre che i Robertson arrivarono sull'isola da Glasgow e che vissero nella casa di Barra per oltre 20 anni. L'unico collegamento a questa famiglia si scopre essere una certa Gillian Robertson che vive in Scozia. La genealogista trova l'indirizzo dove questa donna vive con suo marito e abita a Glasgow. Vista l'età di questa Gillian, era plausibile pensare che potesse essere andata in vacanza sull'isola, proprio durante il periodo in cui Cameron diceva di averci vissuto. D'altronde, come detto prima, la famiglia Robertson non faceva parte delle famiglie di isolani che vivevano a Barra in pianta stabile, bensì ci andava per lunghi periodi, soprattutto in estate, ma era comunque una seconda casa, una casa vacanze. All'epoca, inoltre, questa signora Gillian aveva due figli maschi e una femmina. Norma ora ha un nome, un indirizzo e un numero di telefono di uno dei componenti della famiglia Robertson dell'isola di Barra. La sua ricerca stava giungendo forse alla fine? Cameron, una volta saputa la notizia, chiede a sua mamma di poter andare con lei a conoscere questa donna. Si recano dunque a casa di Gillian Robertson, che tira fuori immediatamente il suo album dei ricordi. C'erano foto delle estati passate, nella bella casa bianca di Barra, di tutti i componenti della famiglia Robertson. E poi c'erano alcune foto di un cane bianco e nero, un cane pastore a pelo lungo. Incredibile, era esattamente il tipo di cane descritto da Cameron.
Questo cane in realtà era dei vicini Calum e Peggy che vivevano lì tutto l'anno e i bambini della famiglia Robertson giocavano sempre però con lui sulla spiaggia. A questo punto la madre Norma dice alla signora Gilliam se qualcuno in famiglia si chiamasse Shin, il padre di Cameron dell'isola di Barra. La signora però dice di non ricordare nessuno Shane in famiglia. C'erano però molti James che forse per assonanza si potevano confondere. Inoltre la donna dice che nessun componente della sua famiglia era mai morto investito da un'auto. C'erano però dei dettagli raccontati da Cameron che però corrispondevano con le foto e i racconti della signora Gillian, come la presenza in casa di un gatto nero, il loro gatto domestico, e poi un telefono nero che era spesso utilizzato dai suoi genitori, e poi aveva anche descritto una grande auto nera, proprio quella presente nelle fotografie. Dunque, c'erano dei dettagli quindi che coincidevano, altri che non coincidevano affatto. Ma d'altronde se ognuno di noi pensa a dei suoi ricordi passati, soprattutto legati all'infanzia, possiamo ben capire che non ci ricordiamo tutto perfettamente o che spesso i nostri ricordi cambiano, spesso sono più lucidi, spesso più offuscati. È un processo normale. Figuriamoci se si trattasse di una vita precedente. Forse ha senso che qualcosa non coincidesse, come può succedere ad ognuno di noi raccontando il suo di passato. In ogni caso le cose che corrispondevano dei racconti di Cameron erano sicuramente superiori a quelle che invece non coincidevano. Lo psichiatra Jim Tucker, dopo aver indagato, ha dichiarato che se questi ricordi sono davvero relativi ad una vita precedente di Cameron, è logico che alcuni coincidano appunto ed altri no. Addirittura potrebbero essere dei ricordi mescolati, dice lui, di più vite passate che riaffiorano tutti assieme nel momento in cui l'individuo cerca di ricordare. Ecco allora la confusione da dove potrebbe provenire. Inoltre la reazione del bambino, molto molto emotiva, ha sicuramente provato che quel luogo aveva un determinato effetto su Cameron. Dopo aver visitato Barra e col passare del tempo, Cameron inizia lentamente a tranquillizzarsi. Probabilmente aveva risolto qualcosa dentro di lui ed ora era in pace. All'età di 7 anni i ricordi sono lentamente poi svaniti, come naturale che sia il processo. La storia di Cameron McCauley termina qui, con un caso da analizzare per gli esperti che non sono nuovi a questo genere di storie. Da tempo diversi bambini infatti parlano con impressionante sicurezza di una vita precedente. Molti, tra l'altro, sono i casi conosciuti. Cameron da allora ha gradualmente smesso di parlare della sua vita precedente. Oggi ha circa 20 anni e di lui non si è detto più nulla. Alcuni ipotizzano una sorta di costruzione attuata da sua madre, da Gillian Robertson, visto che entrambe sono di Glasgow. Probabilmente si conoscevano già, avranno davvero architettato tutto per portare in prima serata in TV la storia del piccolo Cameron. La particolare storia di Cameron McCauley termina qui. E allora, ora ti chiedo, tu ci credi alle vite precedenti? Grazie per aver seguito Ombre.